Buongiorno a tutti, buonasera oppure buon pomeriggio a seconda del momento in cui mi starete ascoltando. E da oggi riprendo a leggere alcuni brani che ho tratto dal mio diario, e che per me ormai è diventato un po' un diario di conversione, che in qualche modo vuole essere un po' una testimonianza. Partecipare, ecco, a questa testimonianza che tutti noi possiamo, ognuno di noi può donare, del proprio percorso, che è soprattutto intimo, ma è a beneficio di tutti, all'interno di una conversione spirituale che è operata dallo Spirito Santo in noi. Come avete compreso da un po' di tempo a questa parte, ho dichiarato anche più apertamente la mia adesione alla Chiesa Cattolica, e cosa che ho sempre portato con me nel cuore, ma semplicemente ci sono state delle fasi della vita in cui ho sentito la necessità di allontanarmene. Comunque da un annetto a questa parte, anche un annetto e mezzo, diciamo che ho ripreso con costanza, ho ripreso un po' le fila anche di cosa significano i sacramenti e come viverli, come nutrirli attraverso la presenza, il viverli. E ovviamente non si finisce mai, perché la conversione continuerà finché noi siamo qui, finché c'è vita. E ora riprendo la lettura, e quello che andrò a leggervi sono dei brani che ho selezionato come i più importanti, diciamo, quelli che sentivo più importanti da condividere, sia per stimolare magari in qualcun altro delle riflessioni, ma anche semplicemente per testimoniare quello che mi attraversava dentro, e che allo stesso tempo appunto questa testimonianza possa essere utile anche per il percorso di qualcun altro che li ascolta. E si tratta del periodo di Quaresima, quindi prima della Pasqua, e poi anche tutto il periodo quaresimale. Non leggerò tutti i brani che ho annotato, perché mi sembrava ormai davvero anche troppo materiale, però sento che appunto ci sono degli estratti qua e là che sono belli, ecco, da condividere, e quindi lo faccio con molto piacere. Vi auguro un buon ascolto, invochiamo lo Spirito Santo, perché ormai ho capito che è una delle cose più importanti e che nella quale siamo sempre carenti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Spirito Santo, vieni. Vieni per mezzo di Maria. Amen. 22 marzo 2023. Tutte le persone che ci offendono, ci insultano, che abusano della nostra fiducia e disponibilità, che macchiano di falsità la nostra persona, che ci aggrediscono e ci fanno del male in mille modi differenti, dal più grave al meno grave, sono e diventano il nostro personale esercizio di perdono e compassione. La vita, in questi casi di dolore, ci offre la possibilità di sperimentare e conoscere il perdono. Difatti, finché non lo si vive, non lo si può conoscere. E per poterlo vivere si passa necessariamente da situazioni che hanno disperatamente bisogno di quel perdono. Non ci si può forzare a perdonare con la mente, semplicemente decidendo con la volontà e imponendo a se stessi di perdonare, perché semplicemente si crede che quella cosa è giusta da fare. Ma in questo modo ci si impone a se stessi, cadendo un po' nella finzione e nell'automanipolazione. Si parte dalla scelta di voler imparare a perdonarci
e perdonare in una data situazione di sofferenza. Quindi con l'intenzione, focalizzata sul perdono. Ma poi bisogna lasciare che i processi di trasformazione della materia pesante e grezza in noi avvengano senza volerli controllare e avendo l'umiltà di riconoscere che nel nostro cuore non può esserci il perdono se non ci viene insegnato da Dio. Quindi in quei casi dobbiamo semplicemente custodire in ogni istante la nostra fedeltà alla scelta iniziale, cioè all'intenzione di perdonare, e accompagnando di volta in volta i processi che hanno bisogno di spazio e cura dentro di noi, offrendoli sempre al Signore. Se riconosci il bene e lo fai, non smetti di farlo solo perché qualcuno ti ha ferito o ti ha fatto del male o perché ti è arrivato qualcosa di molto doloroso. Continui a fare il bene fino in fondo, come il Maestro ha dato esempio a tutti. Altrimenti la tua libertà di scelta salterebbe nel nulla, nella vacuità delle mille possibilità perse, mille possibilità di amare perse. Il male si cura pensando, sentendo, amando e facendo il bene. . 23 marzo 2023. Contemplare e assumere la croce. Il Signore che si è fatto carne in Gesù ha compiuto tanti gesti estremi di amore verso tutte le sue creature. Ha donato tutta la sua vita, tutta la sua predicazione, i suoi viaggi, i suoi miracoli di guarigione e di moltiplicazione, per cercare di rivelare il nuovo patto a cui Dio ci invita da circa 2000 anni. Questo patto è una proposta che Dio ci fa attraverso la sua manifestazione in carne ed ossa, rappresentata da Gesù. E la proposta è la seguente. Credi che io, Dio, esisto e abbia creato ogni cosa? Credi che mi sono fatto carne in Gesù per proporti un nuovo modo di vivere la vita in accordo e unione con me e con il creato? Credi che io abbia scelto di salvarti attraverso il mio sacrificio perenne? Credi che il mio desiderio più profondo sia farmi carico di tutte le vostre mancanze, di tutte le vostre durezze, di tutte le vostre falsità e illusioni, di tutte le vostre sofferenze, di tutte le vostre forme di peccato per ricondurvi all'amore, al mio amore incondizionato, per avervi in salvo e protetti vicino a me nella mia gloria eterna? Credete nella mia volontà di salvezza e pura misericordia che ho manifestato e mandato attraverso Gesù e che è stata testimoniata da tutti quelli che lo hanno seguito quando era in terra, da tutti i santi di ogni epoca che hanno partecipato a questa chiamata con il proprio sì, da tutte le opere di conversione al bene che accadono costantemente e senza fine? Credete nell'opera dello Spirito Santo che costantemente mando per guidare e consolare tutti i miei devoti e danzare insieme in questo nuovo accordo, in questa nuova alleanza che ci vede tutti impegnati verso la luminosa verità, il bene universale e la suprema giustizia? Questa proposta, formata da tutte queste domande, attendono e attende una nostra risposta. Dio non si stancherà mai di aspettarci, di attendere la nostra risposta e di riprovare a presentarci la sua proposta, anche quando ha ricevuto molti no. La vita stessa ci pone costantemente di fronte a questa proposta. A noi sta il compito di dare spazio affinché quella risposta possa emergere dal nostro cuore, dalle nostre opere, ma soprattutto dai nostri pensieri. Non importa quanto tempo ci vorrà per avere perfettamente chiara quella risposta. Il cuore, in profondità, ha già dato una risposta e Dio lo sa. Spesso è solo il nostro strato di abitudini caratteriali deviati a coprire quella verità che è conservata nel nostro cuore.
e che Dio l'ha posta in noi. Puliti e purificati quegli strati, offerti costantemente nell'altare del nostro cuore a Dio, trasformati con la sua costante presenza, ecco che si arriva lentamente, cercando quella risposta, anche a trovarla. Per questo Gesù dice: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, poiché tutti coloro che chiedono riceveranno, tutti coloro che cercano troveranno, a tutti coloro che bussano verrà aperto. Una volta che avrete sentito e scelto di dire con fiducia sì, io credo, sarà solo l'inizio di una profonda e costante trasformazione in voi. Più cresce quell'amore per Dio in tutti i suoi misteri, più contemplate quei misteri, più state alla sua presenza, nella sua parola, e più il vostro cuore si allargherà, si farà morbido e sensibile, capace di sentire e patire con ogni sofferenza, di accettare ogni sofferenza e percepire una profonda bellezza in tutto questo. Arriverete a non sentirvi più voi, a sentire che ogni cosa, inclusa la vostra vita, ha senso solo in Dio. Arriverete a consacrare la vostra intera vita a Dio, dentro il vostro cuore, dentro ogni respiro, anche se vivete una vita ordinaria. Il vostro pensiero costante sarà rivolto a Dio, a come poter stare con quel suo oceano d'amore, a come poter testimoniare questa relazione che vi ha salvato e che vi salva costantemente, a come poter aderire e rimanere costantemente uniti alla sua volontà di puro amore. Anche se avete una famiglia, anche se siete una persona qualsiasi in un posto qualsiasi di questa terra, Dio può operare in voi dei miracoli incredibili. Assumere il mistero della croce, contemplarlo, viverlo, mi ha fatto e mi sta facendo conoscere nuovi aspetti dell'amore di Dio, che prima non riuscivo a percepire ed accettare. Il mio cuore ora trabocca di desiderio di voler curare tutte quelle ferite, di volermi donare a mia volta per ricambiare quell'amore così radicale, così desperato, così profondo e fedele fino alla morte, fino all'eternità, nel bene e nel male. Ho consacrato il mio cuore al Signore Gesù Cristo tempo fa. Mi sento sposa, tormentata dal patire, ostinatamente alla ricerca dell'amato e allo stesso tempo debole e inadeguata di fronte all'amato. Eppure, così felice di questo piccolo martirio interiore. Felice di poter ricambiare con tutta la mia povertà quell'amore, così radicale, così scandaloso, con cui Dio ci ama. Il Signore ha voluto mostrarci che ama così tanto le sue creature che è disposto a sacrificarsi per noi in ogni istante. Mi ritrovo spesso a desiderare che il Signore mi prenda con sé, ma non è un desiderio di suicidio, è proprio l'opposto, un desiderio di vita profonda e vera, di fusione con Dio, come se potessi offrirmi per Lui con tutta me stessa, vita e corpo incluso, come hanno fatto i martiri, i beati e i santi di tutti i tempi. Ti amo, Gesù, insegnami la fedeltà che desideri da me, con il tuo aiuto. 24 marzo 2023. Fedeltà alla scelta di credere e pericolo dell'assenza di conversione. Oggi vorrei parlarti di un aspetto della fede che fino ad ora non hai conosciuto, l'adultero di fede. Si tratta di colui o colei che esce dal patto della fede, attraverso i suoi pensieri, le sue emozioni, le sue parole e le sue azioni. Si ritrova, come conseguenza di tutto ciò, ad essere al di fuori dal patto d'amore nuziale della fede che ha contratto con il battesimo. Ogni relazione d'amore prevede che ci sia un accordo, appunto un patto, stipulato per garantire alle parti in relazione il rispetto delle reciproche esigenze, l'impegno a portare avanti quella relazione con le condizioni che si sono scelte adeguate e soprattutto l'impegno a coltivare costantemente quell'amore nel bene e nel male, in salute e in malattia,
quindi in qualsiasi occasione della vita, faticando anche nella continua conversione, ossia trasformazione di sé, per verificare costantemente quell'adesione al patto iniziale. Al di là delle condizioni esterne, le parti che stipulano l'accordo nuziale si impegnano ad aderire sempre all'amore, a quell'amore che le ha unite. Ora, capite bene che se l'amore che hanno scelto per unirsi è l'amore di Dio, della Santa Trinità e di tutti i misteri della presenza di Dio rivelata, allora quel patto nuziale risiede e ha posto radici nel terreno più fertile dove prosperare, nonostante le difficoltà che incontrerà. Ci sarà una forza più grande che costantemente accompagnerà l'unione e gli ego degli amanti non avranno troppo spazio per proliferare il male e la distruzione. Ma se quell'amore che hanno scelto per unirsi è il frutto di illusioni, di falsità, di egoismi non visti e mal gestiti, dell'innamoramento fugace e sterile, insomma, per dirla con una parola, di tutto ciò che è inganno e caducità del male, capite bene che quell'unione è destinata a perire in quella iniziale sterilità. È un'unione già morta in partenza, perché non ha in sé la vita vera. In quella non adesione alla verità, in quei semi d'ombra che porteranno all'autodistruzione dell'unione e spesso anche delle parti che l'avevano stipulata, risiede la mancanza di conversione in cui versa gran parte dell'umanità. Molti di questi patti nuziali oggi sono in realtà pagani, ossia non sono stati stipulati aderendo veramente all'amore di Dio, in piena verità e coscienza della verità, ossia partendo a pieno da un cammino sincero di conoscenza e unione in Cristo. Questo è valido anche per tutte le altre religioni, poiché in ogni religione la fede è divenuta per molti una consuetudine sociale e culturale, perdendo così il suo valore di verità come forza trasformativa. Questo mette a rischio la verità della propria adesione e del proprio impegno verso la vita, verso Dio e le varie forme di vivere la fede che esistono nel mondo. Ciò che accade è che spesso la consuetudine porta ad un abbassamento della vigilanza, che può essere portata avanti con cura solo attraverso un ascolto profondo e un costante dialogo con Dio, anche nella preghiera. Per questo la vera fede non può essere normata da leggi esterne al vostro cuore, può solo scaturire dalla verità del vostro cammino interiore ed esteriore, del vostro impegno ad aderire alla verità di Dio, di riceverla, farla vostra e rendervi disponibili a lasciarvi trasformare da essa. Per consuetudine, molti di voi sono battezzati, ma vivono la vita lontani da Dio, senza conoscerlo, senza cercarlo, né sentendo la grande carenza che portano nei loro cuori, nei loro animi. Camminano nel mondo pensando di essere totalmente del mondo, di appartenere al loro corpo, alle loro emozioni, ai loro pensieri. Non sono per nulla consapevoli delle grandi carenze spirituali che portano con loro stesse, che le fanno vivere in una miseria interiore profonda e che spesso le rende pericolose anche per gli altri. Il cammino di fede richiede verità, richiede che vi fermiate a pensare, a porvi domande per esaminare le vostre coscienze, richiede umiltà e pentimento costante, ma soprattutto il cammino di fede richiede semplicemente che crediate, prima di tutto, che vi affidiate in un costante abbandono tra le braccia del Padre Eterno. Oggi vi ho parlato di questo per sottolineare l'aspetto della fede che viene troppo spesso adulterato in un patto che, costantemente tradito, porta al pieno sterile e al grido sordo della miseria interiore in cui l'umanità si trova. Tornate quindi alla verità, dall'adulterio della fede alla costante fedeltà verso la scelta di credere. Prima di tutto dentro voi stessi, nel rapporto che ognuno ha direttamente con il Signore della vita. Cercate di aderire con sincerità costante a quel patto nuziale d'amore interiore e di farvi trasformare dalla sua costante presenza.
Solo così sarete in grado di scegliere davvero l'amore vero e seguirlo. La corruzione dello spirito è sempre dietro a voi. Vigilate senza ansia, ma risoluti, affidatevi a Dio. L'amore verso Dio è la più alta forma di libertà e verità che l'uomo può esercitare. Senza fedeltà e disponibilità alla conversione non può esserci un reale cammino spirituale. E il cammino spirituale è il vero cammino a cui tutti siamo chiamati. Chi perde la possibilità perde se stesso e neppure Dio può fare qualcosa per chi non ha percorso quel sentiero. Siamo tutti chiamati alla santità. Tutte le religioni e i cammini iniziatici ci portano verso l'abito di santità che Dio ha cucito per noi. Ma se noi non lo abbiamo voluto, non lo avremo. Semplicemente perché non riconoscendo Dio, lo rifiuteremo e continueremo a rifiutarlo. Aggiungo una piccola postilla. In questo pezzo si è partito dal parlare dell'amore sponsale tra un uomo e una donna, quindi all'interno di un patto nuziale, matrimoniale, ma poi è stato traslato sul patto nuziale, che si può assolutamente vedere in questi termini, che ognuno di noi fa quando viene battezzato, anche se eravamo piccoli e quindi non lo abbiamo deciso noi. Nel battesimo avviene proprio un patto nuziale tra noi e il nostro creatore. E questo patto nuziale, per essere nutrito, chiaramente ha bisogno della nostra fede, della nostra perseveranza e della nostra adesione, altrimenti diventiamo adulteri della fede. In questo senso c'era questa consonanza tra le due posizioni. Ora leggo l'ultimo pezzettino, sempre della fine di marzo, 25 marzo 2023. Gesù, con la sua testimonianza, conoscenza e rivelazione di Dio, ha creato involontariamente scandalo tra gli esseri umani delle più diverse culture e religioni della sua epoca e lo crea tutt'oggi. Non è andato di certo a cercare e provocare lo scandalo, essendo mansueto e obbediente per sua natura, ma è accaduto che alcune persone di questo mondo lo rifiutassero in realtà già dalla sua nascita. Lui ha mostrato un Dio che si è fatto uomo, si è fatto piccolo, si è reso disponibile ad essere soggetto a tutte le problematiche e le sofferenze che l'essere umano affronta incarnandosi. Si è reso disponibile a donarsi costantemente ai più bisognosi e prima di ogni altra cosa a vivere in comunione costante con chi lo aveva mandato per accertarsi di fare sempre la sua volontà. Non si è vergognato di provare pena e compassione per chi soffriva a causa di malattie e infermità di corpo e di spirito. Non si è vergognato della povertà, della vita semplice, della solitudine e di vivere accanto ai peccatori. Ha scelto per discepoli comuni esseri umani, che non avevano nulla di speciale agli occhi degli altri, anzi spesso avevano una cattiva reputazione, come ad esempio l'apostolo ed evangelista Matteo, che era un ebreo diventato esattore delle tasse al servizio di Roma, rinnegato dalla sua stessa famiglia per questa sua scelta. Gesù ha mostrato un Dio che non si vergogna di sporcarsi, di sudare, di faticare, di patire la vita, di essere tentato dalle seduzioni dell'ego, di dire le cose che il Padre gli rivelava, anche quando erano scomode o faticose. Ha mostrato un Dio che non si vergogna dei peccati delle sue creature, ma cerca umilmente di guidarli come un padre, cercando di farsi riconoscere, amare e rispettare, ma senza farsi temere, cioè senza il terrore, senza provocare la paura. Ha mostrato un Dio che non si vergogna della sofferenza e di assumerla fino in fondo. Non si vergogna delle umiliazioni e soprattutto non si vergogna di accettare di morire in un modo orribile e doloroso sulla croce, umiliato da tutti, con i suoi discepoli lontani, solo tre superstiti ai suoi piedi che piangono e dentro un amore disperato che ha riversato nel mondo fino al suo ultimo respiro. Sì, questo amore di Dio per noi è un amore disperato, nel senso che vive di speranza, ma si dona sempre in modo radicale, totale, senza se e senza ma. Ama e basta, senza condizioni e senza limiti. Questo amore per noi è scandaloso, ci turba.
Gesù ci presenta un Dio che, pur essendo uomo, pur patendo tutto questo, non cessa di dispensare anche miracoli di ogni tipo, anche i più forti e scandalosi come la resurrezione dei defunti. Ci presenta un Dio uomo e divino allo stesso tempo, che prova patimenti umani e manifesta segni misteriosi e divini. Un Dio che ha sconfitto la morte, il tempo e lo spazio. Un Dio che è capace e ha potere di fare ogni cosa, ma sceglie di adeguarsi alla vita che lo ha mandato a compiere il suo destino fino in fondo, fino alla croce. Un amore come questo non poteva e non può passare inosservato a chi ha un cuore sensibile, a chi ha occhi e orecchie vigili. Questo amore ci chiede costantemente: chi sono io? Chi sei tu? Come recitava San Francesco d'Assisi nelle sue preghiere più intime. E ora termino con un piccolo scritto ispirato all'inno all'amore di San Paolo. L'amore non teme nulla, non teme l'ombra. La riconosce, ma non mette la sua energia a servizio dell'ombra, neppure per un secondo, perché sa chi è e cosa non è. L'amore possente non addebita il male ricevuto. L'amore sa perdonare sempre tutto, perché è umile. Sa di non sapere e che è necessario affidare tutto costantemente al Signore, sorgente di vita. L'amore patisce ogni cosa e non chiede nulla in cambio. L'amore non trattiene nulla per sé, dona tutto e si dona. È troppo chiedere di riconoscere e aderire a questo amore? È troppo chiedere di aderire a questo amore che per di più è la nostra vera natura, il nostro vero e unico successo e massima realizzazione? L'uomo ancora lo rifugge, preferendo ancora troppo spesso la seduzione dell'ombra, dell'ego, che insidia costantemente ognuno di noi. Perdoniamoci per le nostre miserie e perdoneremo anche gli altri per le loro ingiustizie e miserie. Guardate il volto dei santi di ogni culto, il volto del Signore. Guardate i loro occhi. Sono ripieni di quell'amore, il solo e vero amore. Chi e cosa volete essere? Chi volete servire? L'ombra o la luce? La falsità o la verità? L'ego o l'amore? Dio o il suo antagonista? Ogni giorno, ogni istante, vivete la vostra risposta attraverso ogni pensiero, emozione, parola o gesto che decidete di compiere. Il vostro potere c'è, esiste, si chiama libero arbitrio ed è la chiave della fiducia di Dio riposta in noi. Quando ci accorgiamo di aver ceduto all'ombra, bisogna passare dal pentimento vero, dal chiedere perdono al Signore, perdonarti veramente e poi andare avanti. La verità è l'unico modo con cui possiamo aderire all'amore. La verità custodita dentro di noi è ciò che di più prezioso possiamo offrire all'amore di Dio. Grazie mille per questo ascolto. Che Dio benedica ogni vostro respiro e che ogni vostro respiro sia un dono al Creatore per la vita che costantemente ci offre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.